È il telegiornale più movimentato del mondo, caro professor Piri, è il nostro, il TG Tour, che si gira tutta la città per il momento, ma anche tutta la Sardegna. In passato siamo stati anche nel Sulcis, insomma un pochino dovunque. TG Tour sul canale 111 del Digitale Terrestre, ciò ovvero sia Teleregione Sardegna. Teleregione Sardegna sul canale, come diceva il Carantonio, 111. Oh, passiamo subito alla rassegna stampa di oggi, insomma, botte da Orbi, Tracellino e Zedda, cioè sindaco contro presidente del Cagliari Calcio. Il Cagliari Calcio trasloca, ormai è chiaro, è lampante, la partita Cagliari-Inter, anzi Inter-Cagliari si terrà, anzi no, sarebbe Cagliari-Inter, scusi il professore, sì, perché stiamo giocando in casa. Sono in trasferta, sono in esilio, sono emigrato. Oh, Trieste, campo neutro, ormai l'inagibilità dello stadio Santeria è chiara, però il sindaco Zedda ci riserva una novità, dice: Cellino, se non paghi i debiti ti pignoriamo i diritti TV. Dice, non ti pignoriamo la camera da letto, però i diritti TV sì, te li pignoriamo, perché è giusto così. Allora Cellino a quanto pare avrebbe dovuto mantenere lo stadio, nel senso della piccole manutenzioni, grosse manutenzioni, perché voi immaginate uno stadio che prende la pioggia 365 giorni all'anno, fatto di cemento armato, come si dice in sardo, professore, s'arruina, s'abbumbara, esatto, s'arruina, esatto. E il discorso è questo qui: Cellino, non hai fatto il tuo dovere, queste sono le parole di Zedda, paga o ti pignoriamo. Oh, e io aggiungerei una cosa, caro professor Pi, ma se dovessimo fare uno stadio nuovo ogni 40 anni, cioè questo Cellino le cose le pensa sul serio, o forse magari preso a mania di grandezza, come sono ricchi loro, si diventa baracca a manna, si muore di tutto a Reggiola, non funziona così. Lo stadio ha solo 40 anni, caro dottor Cellino, teniamocelo come ce l'abbiamo, se no, insomma, andiamo avanti. Dica. Beh, io direi comunque che da parte di Cellino dovrebbe prima di tutto occuparsi di questa agibilità, ma soprattutto di rimettere a posto lo stadio Sant'Elia. Io sono cagliaritano, perciò mi considero anche cittadino del mondo, perciò nostri concittadini, lo stadio dobbiamo essere a Cagliari. A Cagliari, e poi insomma è lo stadio che celebrò lo scudetto degli anni del 70 con Gigi Rivevi dicendo: prima si giocava l'Ansicola. Bossi, denuncerò chi ha usato i soldi per le ristrutturazioni della mia casa. Ma come ti bella? Aspettate un attimino, mi viene da ridere, perché insomma, allora professore, io vengo a casa sua, lei ristruttura la casa, ci va a fondo, sì. Lei cosa mi dice? Grazie. Prego, professore. Bossi invece dice: li vuole denunciare, dice: di questi soldi da dove arrivano? Non si sa, comunque sono arrivati a casa Bossi. Voglio ricordare anche l'esempio di Lusi, Margherita, Rutelli, sì. Insomma è tutto un magna magna, tutti questi partiti. Ecco, perciò anche però Rutelli è andato a rispondere ai giudici. Sì. Non poteva non sapere. Ecco, non poteva non sapere. Anche lì tanti milioni di milioni, le stelle sono tante milioni di milioni. Oh, andiamo avanti, articolo 18, Monti apre il dialogo con i partiti, più flessibilità per le assunzioni. C'è stata anche una sorta di polemica con Beppe Grillo che dice: "Sì, articolo 18 per la facile licenziamento". Ma chi vogliamo licenziare se praticamente contratti di lavoro non esistono più? Non ha tutti i torti, insomma, praticamente ci stiamo preoccupando per niente. Andiamo sempre avanti, stiamo scorrendo per la cronaca, la prima pagina, la pagina principale, come la gambita principale, caro professore, dell'Unione Sardo. San Gavino, auto fuori strada, nello schianto muore un 45enne. Era capitato anche a una ragazza, la famosa principessa, regina del tatuaggio, una ragazza di, se non sbaglio, dell'Iglesiente. All'Urasi invece il consigliere comunale perde la vita in un incidente stradale vicino ad Orte, in continente. Palpeggia la ragazzina nelle strade di Pirri, un 17enne in cella per violenza sessuale. Lei mi confermava, caro professore, che si tratta di un 17enne di origine? Extracomunitario, dovrebbe essere sudamericano. Ecco, quindi senza fare di tutta l'erba un fascio, però sì, questo sì, qui, sì. Insomma, l'ha allungato la manita. Ha allungato la manina. Esatto. Andiamo avanti, i nostri inviati speciali oggi sono Simone Spiga, che ci propone un grande personaggio che tutti quanti conosciamo anche televisivamente, perché in molti di noi se ne sono occupati nel corso degli anni, si ricorda professor Piri, che è il nostro amico degli animali Gabriele Mattei, un signore che fa andare d'accordo gatti e topi insieme nei portici di via Roma. Vediamolo. A passeggio per via Roma, per la galleria, incontriamo il signor Mattei, Gabriele Mattei, buongiorno. Una vita ormai di più di 10 anni insieme ai suoi animali, ci racconti un po' questa vita? Va bene, è successo che io, appunto, più di 10 anni fa me la passavo piuttosto male.
è come si dice, la fame aguzza l'ingegno, no? Mi ricordo che ero da solo per strada con un gattino, a un certo punto è passata questa persona che mi voleva vendere un topolino, io l'ho mandata a quel paese, no? In un primo momento, perché conoscendo la fama fra gatto e topo. Questo si è fermato un po' più avanti e chiedeva a tutti quelli che passavano chi voleva comprare il topolino. Nessuno glielo comprava, io nel frattempo pensavo, ma se riuscissi a farli convivere? Poi magari ci rinunciavo perché dicevo, ma vabbè, sarà un matto, ma fino a un certo punto, conoscendo sempre la fama del gatto col topolino. Però poi forse era destino, nessuno gli ha comprato il topolino, a questo ragazzo mi sono avvicinato io e gli ho detto quanto ne vuoi? Ho comprato il topolino e me lo sono portato a casa. E da lì è nata la storia. Signor Mattei, tra le altre cose, a Cagliari si dice tanto sulla sua storia. Si dice che lei utilizza delle sostanze per drogare gli animali. Sì. Smentiamo totalmente tutto, raccontiamo la verità. Cioè, lei è stato capace, abitando insieme a loro, a farli convivere in maniera civile. E oggi abbiamo un esempio bellissimo di integrazione tra topolini e gattini, che poi è l'integrazione di tutti noi, è l'integrazione tra un ragazzo che viene dal Senegal e un ragazzo di Cagliari. Siamo allo stesso livello, no? Guardi, secondo me è soltanto una questione di educazione. Io abito da solo, non ho avuto figli, ho avuto un matrimonio andato a rotoli, vabbè. L'unica famiglia che ho sono gli animali, i gatti, ne ho cinque. C'ho lei, che è la capostirpe, diciamo, e poi ne ho altri quattro a casa. E niente, io assolutamente no. Non gli ho mai dato, come si dice, sostanze stupefacenti o come si chiama, ansiolitici, queste cose qui. Ma proviamo ad andare avanti. Anche perché io lo posso fare una volta, ma no, non lo posso fare per 10 anni di seguito. Certo. Qualcuno certo. Mi accusa, certo, ma allora a quel punto io dico altro, ma lei è sicuro di quello che sta dicendo? Cioè, allora prendiamo la gatta, la portiamo dal veterinario, gli facciamo fare le analisi del sangue e poi... Tra le altre cose, lei è diventato un simbolo per tanti bambini cagliaritani e non solo cagliaritani, perché comunque è una cosa che piace tanto, è un qualcosa che in altre città sarebbe valorizzata. Secondo lei è quello che fa è valorizzato a Cagliari? Ma secondo me, come dice quella canzone, si può dare di più. Nel senso che... Non voglio offendere nessuno, per carità, però i sardi sono famosi per la loro ospitalità, per la loro generosità, ma per la loro, diciamo, mentalità sono un po' chiusi, dice. Sono un po' arretrati, ecco. E questo lo dico con assoluta certezza, perché quando vengono i turisti da fuori hanno tutto un altro approccio nei confronti degli animali, non pensano che gli animali sono drogati o sedati, si rendono conto che dietro c'è tutto un lavoro di amore, di pazienza, eccetera eccetera, e quindi mi apprezzano e mi stimano per quello che poi la sua presenza in via Roma è stata anche una vicenda un po' tortuosa, nel senso che io ricordo una vicenda particolare, ricordo una volta quando lei non aveva alcuna autorizzazione per stare qui, arrivò la polizia municipale, la mandarono via, furono dei momenti difficili, però poi fortunatamente le cose sono andate nel modo migliore possibile e oggi lei sta qua anche grazie a un'autorizzazione del Comune di Cagliari, giusto? Certo, sì. Grazie al Comune di Cagliari. Dicevamo, quindi grazie al Comune di Cagliari e a sì. Qualche associazione che l'aiuta per stare, sì. Per stare qui e le fa avere l'autorizzazione, diciamo, di occupazione. Io praticamente sono risulto membro di questa associazione ambientalista Fare Verde. E quindi è un'azione, diciamo, è una. In questo modo, con questa esibizione animalista, lei ha la possibilità di stare qui, di educare i bambini alla convivenza tra gli animali, che è la convivenza di tutti noi, e quindi dà comunque un suo contributo a questa società, a migliorare questa società. Io penso proprio di sì, è chiaro. Perché se la gente si ferma e vede un gatto che convive con i topolini, che cosa significa? Che se vogliamo lo possiamo fare anche tutti noi. Tutti noi, certo, ecco, certo. Se c'è la volontà. Siccome purtroppo oggi viviamo in un mondo... Un po' egoista, individualista. Me ne freghista, impregnato di ipocrisia...
Eccoci di rientro in studio, siamo in piazza Giovanni XXIII, ricordiamolo per chi si fosse messo in ascolto in questo istante, caro professor Pini. E prima di passare invece alla cronaca nazionale, professore, diamo l'ultima notizia di carattere regionale, anzi oserei dire comunale. Sì, io invece sono a livello di sostanza regionale perché interessa tutta la Sardegna. Il 24 aprile alle ore 18 nella Basilica di Bonaria, perciò sarà il nuovo arcivescovo di Cagliari, Sua Eccellenza Monsignor Arrigo Miglio, che sostituisce l'arcivescovo Giuseppe Mani. Giuseppe Mani che va in panchina o cambia diocesi? No, va in panchina nel senso perché che anziano. Ha superato l'età. Perciò insomma viene sostituito da questo nuovo arcivescovo. Insomma, perciò, diciamo benvenuto Monsignor Miglio, così. Benvenuto. Perfetto. Benvenuto. Andiamo avanti. Corriere della Sera, ovviamente come tutte le altre notizie che invece abbiamo letto anche dalla stampa di Torino, parte subito con la Lega nella bufera, fuori il tesoriere, il filo diretto con l'uomo della cosca. Insomma, bufera per quanto riguarda gli uomini della Lega. Una curiosità, la vecchia TV spegne i ribelli Luca e Paolo. A cosa si riferiscono? Al fatto che Luca e Paolo delle ex Iene, caro professore, se li ricorda? Sì, sì, che sono stati anche partecipi a Sanremo. A Sanremo l'anno scorso, vi dicendo, questa volta hanno un pochino toppato con Scherzi a parte, che secondo me non sono vecchi loro, anche se sono un pochino lentini così, ma è soprattutto vecchio il programma, insomma, con questi scherzi, cioè, c'è poco da scherzare con i tempi che corrono, anche perché per esempio il governo adesso ha preparato la faccenda dell'IMU. Non si sa quando, non si sa come, non si sa quanto pagare, e soprattutto le banche. Quando è che pagano le banche? Che gli hanno fatto la norma ad hoc. Caro professore, ma si rende conto? Ma io sono preoccupato, anche perché anch'io ho una casetta e soprattutto non so che pesci pigliare. Non lo dica che ha una casetta, perché sennò così, domani mattina Equitalia si ritrova davanti alla sua busta e gli dice pronto, vabbè, professor Pini? Allora, ho una toppaglia. Una toppaglia va meglio. Però insomma, le banche sono state equiparate ad associazioni di non so che genere, di no profit. Ma stiamo scherzando o stiamo parlando sul serio? A che punto deve arrivare questo popolo, questo martoriato popolo italiano? Noi questo ve lo diciamo e lo lasciamo così. Come l'abbiamo detto anche perché noi siamo persone che non devono niente a nessuno, caro professore. Quando l'abbiamo detto per quanto riguarda il pagamento dei parcheggi all'ospedale di Broz. Ma come? Io voglio dire, professore, adesso lei mi scuserà, ma approfitto del fatto che siamo insieme. Come vi permettete di chiudere il parcheggio ad un ospedale? Una persona che sta male, come fa ad andare a cercarsi il posto, la colonnina per pagare? Oltre al fatto che se ci rimane 3 ore perché sta facendo un attack, un altro esame che lo trattiene, c'è anche la fila, deve pagare almeno 3, 4 euro, 5 euro. Se ci va tutti i giorni per fare la dialisi, adesso io parlo da ignorante, lo state rovinando. Ma con quale coscienza? Chiusa parentesi, andiamo avanti. Beh, io vorrei dire l'assoluta politica botta e gaglia. Ah, dai, ma stanno esagerando, professor Pini. Ci state tartassando. A questo punto non è neanche questione di fare giornalismo, è questione di... Mi sento un cittadino, non un giornalista. Oh, andiamo avanti. Oh, tra le curiosità, il ritorno di Mel Gibson in anteprima, Viaggio in Paradiso, azione ed ironia nel nuovo ruolo di Mel Gibson per il suo nuovo film. Oh, si uccide dopo il taglio della pensione, una pensionata che aveva una pensioncina di 800 euro al mese, l'INPS gliela tagliata sino a raggiungere 600 euro. Mancavano all'appello 200 euro, lei ha preferito buttarsi dalla sua casa di Gela in Sicilia. Aveva 78 anni, non ci è dato sapere come si chiamava la signora. Noi siamo esterrefatti anche in questo caso. Lei cosa ne pensa? Beh, sono sconcertato e certamente preoccupato. Che lei che si sente anche vicino alla pensione più rispetto di me. Certamente mi sento vicino a tutti i cittadini e alle loro tasche. Signori, questa è stata la puntata di oggi del TG Tour, vi diamo appuntamento a domani, come sempre stessa formula, canale 111 del Digitale Terrestre, Teleregione. A domani.